Alla fine di uno 0-0 denso di gioco e di emozioni, il bilancio della partita parla di una Juventus sempre più continua e sempre più squadra. L'uomo in più, galvanizzato dalla nazionale e calato nei panni di leader, si chiama da oggi Roberto Baggio, che non si limita ai numeri isolati, ma dispensa creatività a getto continuo. Un altro Roberto, e cioè Mancini, è l'emblema della Sampdoria orfana di Vialli, gremita di centrocampisti e costretta a ricorrere a Dossena centravanti. La formazione blucerchiata si affida in difesa alle garanzie assolute costituite da Pagliuca, Vjerkovo e Mannini e non rinuncia mai al gioco di rimessa, ovviando all'assenza di Vialli proprio con le metamorfosi di Mancini. Nel primo tempo l'azzurro gioca deliziosamente a centrocampo, mentre nella ripresa restituito alle mansioni di punta risponde così al palo di Casiraghi. Abbiamo visto grande Mancini in zona di gol, ha tirato 3-4 volte, anche tutti i juventini possono dire grazie a Tacconi. Sei preoccupato? No, non sono preoccupato, l'importante è guarire presto.